Zodi 105, ci siete? Yes. Sì, siete sì, in forma? Sì. Ma è come Paolo Noise, che grazie alla sua dieta di patatine di cartone chimiche ricoperte di spezie dal costo di 3.456 euro, no, è riuscito a perdere i litri di alcol che si era ficcato in pancia durante tutta l'estate. Mamma mia. Il resto della squadra? No. Fabio Alisei, sì, ma che cazzo ti sta succedendo? Perché? Non sei più lo stesso da quando al mattino saluti tutti, dai gli abbracci. È vero. Sì, ho capito il perché. Perché tra meno 5 giorni non vedrai più nessuno. È vero. Esatto. Capisco. Herbert c'è? Sì. Wow. Mazzoli da Miami, come mi senti? Sì. Io sai che sei in diretta TV? Ti do 100.000 euro se esci il pistolone. Ok. Non lo fai? Ma lo fai. Che caga sotto che sei diventato. Questo no? Non sei più quello di una volta. No! Senti il mio. Ora lo appoggio sul microfono. Un broncia. Pippo, metti la sigla. Vai! Canto di brividi. Che attoroni, Porca troia. Lascian dentro sensazioni magiche. Forse ho fatto il danno. Sì. C'è un programma in questa città. Volevo fare lo scherzetto, ma mi sa che ho fatto il danno. Che vi ricorderà. Sì, l'ho fatto? Che coglione. Cos'hai fatto? Il segreto della felicità. Ciao! Ogni giorno ne aspettiamo tutti qua. E a chi ci ascolterà? Se mancavano 3 giorni. Natale allo zoo. Buon Natale dallo zoo di 105. Buongiorno! Buongiorno. Allora, prima che io faccia il mio annuncio, cosa hai fatto, Fabio? Cosa è successo? Allora, il buon Fabio, volevo fare lo scherzettino. Allora, il buon Fabio Alisei cosa ha fatto? Ha spento il microfono. Ha detto una cosa inenarrabile. Inenarrabile, che tra parentesi il labiale si è visto nella diretta streaming. E vabbè, si ma quello si taglia, perché tanto partono dalla sigla. Ma è incurante del fatto che sulla diretta streaming non viene fermato il microfono. Ah, giusto. Quindi chi guardava la diretta streaming ha colto lo scherzetto nella sua interezza. Facciamo così, chiediamo agli ascoltatori che ci seguono attraverso il sito www.105.net se qualcuno ha colto ciò che ha detto Alisei. Perché volevo urlare una cosa facendo finta che il microfono fosse acceso, in realtà era spento. Invece il problema, in realtà era acceso. Io te l'ho detto, io l'avevo detto al signore lì, la macchietta nera, Mister Motorino. Bravo. Mister Motorino praticamente ha voluto televisioni, robe. Adesso... Ma che è colpa mia! Sì, ma è colpa tua! Sta girando adesso a me! Ricky, ma noi siamo vecchi! Scusa, allora, Ricky Motoretta, hai rotto i coglioni, tu hai voluto tutte ste robe tecnologiche e adesso ci hai messo nei guai, lo vedi? Io colpa soprattutto tua. Sono nei scusa, guai. Non era una grande idea vostra che tu hai perorato? No, allora, io e Fabio Alisei nel 2014 eravamo fuori a cena, sai che noi lo facciamo sempre, anche a distanza, cioè lui va a mangiare in un posto con a Milano, l'iPad. Io a Miami con l'iPad parliamo e mangiamo insieme. Avevamo deciso di fare la diretta video, tu hai voluto l'applicazione senza le microspie che ti riprendono fuori onda. Ascolta, amico Moto Gorilla, io volevo dirti Moto Gorilla però Moto Gorilla è bello. Moto Gorilla. Scusa, allora, Ricky Motoretta, scusa un attimo. Dimmi Moto Gorilla. Ma Moto Gorilla almeno c'ha un motore sotto. Io c'ho la storia alle spalle. Ma tu c'hai la moto Mangala, però, fammelo dire. Sono molto belle, sono molto ricercate. Dai, finisci perché devo fare un annuncio importante. Io? Non l'ho mai iniziato. Sei tu che mi stai dicendo. Vabbè, che è tre ore che blocchi il programma. Fai dire le cose brutte al mio collega. Lui intasa gli interstizi. Questa aggressione nei miei confronti, per quale motivo? Puccioni. Non si è sentito, dicono. Meno male. Che cosa? Lo vuoi dire? No. Allora, ho bisogno di una base, me ne vado, nel senso che sì, proprio cambio pianeta. No, ma non me ne vado dallo zoo, me ne vado proprio dal mondo, perché
dopo quello che ho visto ieri. E lì per la prima volta ho provato tanta goduria in un senso, perché ho visto tutti quanti sulla stessa linea. Sì, dopo mesi e mesi di faide, di gente che etichetta di qua e di là, dopo quello che abbiamo visionato un po' tutti, addirittura quella cosa è diventata numero uno nella classifica di Spotify. Virale, top viral. È diventata una roba veramente che ha messo tutti d'accordo. Erano tanti mesi che non accadeva. Gente super no, gente super pro che si è riunita e ha detto cos'è sta merda? Perché sta roba? Allora, spieghiamo meglio. Ieri praticamente ha iniziato a circolare questo video, andato in onda su, cos'è? Rai 1, giusto? Rai 1, un giorno da pecora. Ma scusate, voi vi confermate quindi che non è un deepfake? No, assolutamente, è tutto vero. E anzi, il testo è anche originale, lo hanno inventato loro tre. Si sente che non era proprio una penna professionale. Aspetta, io vorrei dire una cosa. Allora, innanzitutto, allora, c'è un limite a tutto, siete d'accordo, no? Allora, siamo in una pandemia, vi hanno tritato i coglioni per 24 ore al giorno su dei temi delicati, importanti, e continuano a farlo. Ora, se devi avere quel tipo di tono, cioè devi essere autoritario, non puoi scendere così in basso, perché perdi di credibilità, perché a un certo punto i miscredenti inizieranno a dire: ma io dovrei fidarmi di questa gente qui. Hai ragione, cara. E chi invece si è fidato dice: ma io mi sono fidato di questa gente qui. Perché veramente siamo al ridicolo, alla follia totale. Sì. Di cosa stiamo parlando? Di un trio meraviglioso che sta cercando di battere il record dei Pooh. Sono Andrea Crisanti, che io tra l'altro stimo. Io Crisanti l'ho sempre stimato. Ma neanche Emanuele Filiberto e Pupo a Sanremo erano arrivati a tanto. No, però Crisanti l'ho sempre stimato, perché è sempre stato nel mezzo. Cioè era uno abbastanza, cioè era abbastanza limpido, no? nelle sue azioni. Sì. Poi vabbè, c'è Bassetti, che vabbè, Mister Orecchioni, e Fabrizio Pregliasco. Cioè, tutte e tre insieme che hanno canticchiato e scritto una canzone sulla base di Jingle Bells dedicata ai vaccini. Ora, che il messaggio sia giusto o sbagliato non sta a noi giudicare. È proprio come è stato distribuito. È che non hai un amico. Non hai un amico che ti ha fermato. Perché quando ha visto che tu hai acceso la telecamera del portatile per fare sì, vax. No. L'amico viene lì e dice: no, basso, non la fare sta roba, che aspetta, sai che la mia reazione, volevo farlo risucchiare dal vampiro, succhia allora, vaccini, volevo farmelo levare in audio ha un effetto, in video è ancora peggio. Ascoltiamola per favore, Pippo, ascoltiamola, perché merita di essere. Sentite che porcheria. Sentite. Sì, vacciniamoci. Se tranquillo vuoi stare, i nonni non baciare. Vacciniamoci. Il Covid non ci sarà più se ci aiuti anche tu. Sì, infatti, vero. Andare al bar. Felice a festeggiare. Wow. Le dosi devi far. Tossici. Buon Natale. Mangia il panetto. Vai a fare l'iniezione. Proteggi gli altri, oltre a proteggere anche te. Sì, vax. Vacciniamoci. Wow. Con la terza dose tu avrai feste gioiose. Sì, vax, vacciniamoci. Ma neanche una parodia. Se vuoi stare, la dose devi fare. Cioè, veramente. Sai qual è la cosa che fa incazzare, secondo me? Perché si percepisce il loro desiderio di apparire a tutti i costi. Quindi anche di fronte a un'idea di merda, perché obiettivamente è una brutta. È una trashata, è una roba brutta che nemmeno noi arriveremo a fare. Nonostante l'evidenza, loro l'hanno fatta perché devono apparire in televisione. Cioè, questa gente quando cazzo studia, io vorrei sapere, che è tutto il giorno in televisione, tutto il giorno sui social. Questa roba qua funzionava se era Crozza, erano tre Crozza. Era Crozza che faceva tre personaggi e li pigliava per il culo. Allora, era una genialata. Aspetta, se la faceva i Lander DJ su social, si spaccava tutto, ed era giusto. Geniale, ma non ti puoi fare l'autoparodia.
Beh, ragazzi, ci io dopo stai questa... rubando il lavoro, merda! Io dopo dopo questa, ragazzi, ho chiamato Elon Musk, mio caro amico, e gli ho chiesto di prenotare un 3-4 posti su un'astronave, voglio andare via. Cioè, basta, basta. Solo dopo che questa... era con Bezos e Bill Gates a cantare yes, 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 yes. Abbiamo in culà. Abbiamo quanti miliardi hanno guadagnato quei quattro stronzi in 60, due anni? 60. Allora, 517. 517 miliardi in quattro hanno fatto? In tre. Aspetta, dov'è? L'hai pubblicata tu ieri, Paolo? Sì, no, l'ho messa nel gruppo perché era molto bello. C'ho una memoria incredibile. Quel post mi piaceva perché c'è scritto 530 miliardi in tre. No, 517 miliardi in una foto e niente cinture di Gucci, niente giacche Armani, niente orologi Fumagazzi. Scusa, Rolex. No, Fumagazzi, giusto. Vedi che sono avanti io. Io non esibisco. Ma tu non hai 530 miliardi. Non ancora. Tu non esibisci perché non hai, è diverso. Ma sapete che secondo me tra 10 anni noi saremo di nuovo qua, io spero, noi ancora al microfono, io da Marte che trasmetterò insieme al mio amico Elon, e sapremo la verità su tutto, e secondo me o rideremo tantissimo o ci sarà veramente da piangere. Su sta canzone c'è veramente, no. Io penso che nessuno potrebbe dire una bella operazione. Ma scusa, quello della Rai, anche quello della Rai, ci sarà un autore con meno di 74 anni alla Rai? Gli ha detto no, ragazzi, non fa. Uno che ha letto il foglio su Word, neanche su Word. Ah, ho capito, è il lancio del quarto capitolo di Ritorno al Futuro, c'è lui che parte per fermarli. Perché questo è l'inizio della fine del mondo, ragazzi, è la fine, veramente. Non lo so, in ragazzi, tutta la catena. No, ma sono depresso. Sai, ho avuto un momento. Cioè, quando io l'ho visto, ho detto: oh, grazie, perché adesso ho un'arma da sparare, no? Bello, questo è... Però poi mi sono reso conto che è veramente triste. Cioè, proprio è deludente. È il grado zero dell'umanità. Sai cosa proprio mi ricorda un pochino? Mi ricorda un pochino il promo di quest'anno televisivo di Radio 105, dove ci siamo definiti da soli l'antidoto al buon umore. Un promo. Ma l'ha mandato così poi alla fine? Sì, l'antidoto. No, Radio 105, no. Il tuo antidoto al buon umore. Ma vuol dire che se non vuoi essere triste, ascoltaci. Ma vuol dire che non facciamo allegria, che facciamo tristezza. È il contrario di quello che volevi dire. Però la cosa allarmante è che 20 persone avranno partecipato. Quello che l'ha scritto, quello che l'ha letto, quello che l'ha montato, quello che l'ha montato. Oh, nessuno se n'è accorto. Io ho non talmente credo tanta. Non è andato in onda, deve andare in onda per il primo dell'anno. Sì, ma non dircelo con quel tono del cazzo. Che fa subito la figa lei. Io? Sono talmente traumatizzato da quello che è successo che ormai mi sto buttando. Io sono diventato un nostalgico, ma succede anche a voi, immagino. Sto riguardando tutte le serie, cioè proprio tutte le puntate di Supercar. Sono partito dalla prima che non avevo mai visto, quindi la storia di come inizia Supercar. Ma sai che è avantissimo, Marco? Ma vai da un medico, però. No, ma è meraviglioso. Ragione, guarda che figa la storia di Supercar. Allora, intanto, bellissimo. Terza puntata si vede la macchina che va da sola. Sai che lui praticamente non aveva quella faccia. Cioè, io non me lo ricordavo. Gli ha fatto la plastica facciale. Esatto, gli sparano in faccia dei criminali e lui praticamente viene salvato da un miliardario che muore e gli lascia tutto in eredità. Esatto, sì. E gli mette gli occhi azzurri, che aveva gli occhi marroni prima. Sì, che sì, come ma cazzo poi gli è possibile? Sparano in faccia e gli rifanno un volto bellissimo. Cioè, bellissimo. Così. Senza una cicatrice, niente, non gli rimane nulla. Non si vede niente. Ma la roba bellissima è che alla terza puntata la macchina va da sola. Perché sto per collegarmi a una notizia che riguarda Tesla, che ha la macchina che va da sola, no? La macchina che va da sola, e vedi, allora il sedile destro c'ha il poggiatesta col buco in mezzo, quello di guida non ha il buco in mezzo e si vedono le braccia beige come il sedile e la siga che tengono il volante. Gli effetti speciali più fallimentari della storia. Poi allora ogni salto che fanno con quella macchina, la macchina purtroppo è pesantissima davanti perché ha il motore, quindi cade sempre di punta, vedi che si distrugge. Poi scena dopo, macchina perfetta, lucida. Attenzione, ma tu nella terza stagione, quando gli fanno quella modifica alla vettura perché è rimasta distrutta, il turbo boost, sì, che gli fanno quella modifica che si trasforma tutta la carrozzeria, dei meccanici improvvisati in un quartiere del Bronx, poi perché scusa il meccanico è una figa della Madonna, con la tuta bianca e non è mai sporca d'olio, ma che meccanico è? Però allora c'è un gruppo di scienziati tra virgolette che ha dimostrato che quelle modifiche che gli hanno fatto doveva rallentare di 40 km/h, cioè quelle modifiche aerodinamiche dovevano fermarla, no?
Sì, diventava una bianchina. Super bianchina. No, dico questo perché stavo leggendo che ha partorito in una Tesla mentre l'autopilota la portava in ospedale. Cioè, siamo. Cioè, boh, io guardavo wow. Supercar e oggi abbiamo i telefonini, gli orologi, possiamo parlare attraverso l'orologio. Ai tempi sembrava una roba impossibile, no? Quindi sicuramente arriveremo lì, avremo le macchine che parlano, ma con la sfiga che abbiamo, le programmeranno. Avranno la voce di Mario Giordano. Ma guarda che io non vorrei dire una cazzata, però forse l'app della Tesla collegata alla tua macchina, tu puoi fare come Supercar e chiamare la tua vettura e lei sì, arriva. Quello sì, ma non ragiona. Kit ragionava, cioè era un computer. Ragionava. No, era un microprocessore che ragionava e faceva ragionamenti. Cazzo ragionava, non sapeva cosa fare e saltava. Senti la mia, vai Pippo. Ciao Marco, è bello sentire la tua voce. Che bello. Vabbè, detto chi questo... è la tua macchina davvero? Sì, sì. No. Noi in Italia, noi in Zoggendo 5, amica. Veniamo in budget. Mamma mia, io sono il Night Industries 2000. Ah. Per gli amici. Ma sai, preferisco non stupirmi di niente. Guarda, quando succedono queste cose, tu devi fare gli occhi molto grandi e dire: me coglioni. No, non credo. Con stupore. Io credo sempre a tutto, così almeno posso vedere se. Ecco, brava, si è visto comunque. Ma un giorno tireremo una bella riga in fondo. Ma quante ne abbiamo già tirate in passato? Se no, non saremmo così. Se Salvo vuoi restare, la dose devi fare. Allora, ragazzi, è il momento di parlare di Natale. Ci stiamo avvicinando a questa grande festa, una festa dove tutti dove potremo riabbracciare no. Dove quelli che non hanno fatto potranno no, neanche quello, ormai è così. Purtroppo sarà un altro Natale di merda da quello che ho intuito stamattina. Sarà peggio degli altri perché l'operazione salviamo il Natale è partita troppo tardi. Esatto. Però possiamo dire una cosa. Però alla cabina di regia dovete essere onesti, si riunisce il 23, quindi per ora tutto giusto quello per lasciarci il tempo. Esatto. Tutto quello che è stato detto non è detto si verifica, potrebbe essere anche peggio. Sappiamo una cosa però, che non potremo abbracciare i nostri nonni, ma potremo ascoltare le loro storie, che è una cosa. Sentiamo le storie di Natale, questa è la prima parte. Prego Pipuzzo, andiamo, vai. Lo Zoo di 105 presenta la favola di Natale di Nonno Giovanni. Nonna, mi racconti una storia di Natale? Siediti, Enrichetto, e ascoltami. Sì, cavallo! Tanto tempo fa, in un paesino molto freddo, c'era una povera ragazza che chiedeva l'elemosina. Aiutatemi, vi prego! Sono molto povera! Aiutatemi! Oh! Che sei poverella tu, minchi, quando mi dispiace. Sì, aiuto, signore, mi aiuti. Ho la mamma tanto malata e avrei necessità di qualche spicciolo per comprare le medicine. Ah, e mo non so se c'ho spicci, senti, sono un po' stretto anche ieri in sopperito. Aspetta che mi levo il cappello che non vedo un cazzo qua. Perdonami, non avevo visto che eri uno sventurello anche tu. Sei un ragazzo speciale. Ma come parli bene, pur essendo stranino? In che senso? Non colgo, scusa. Ma sei solo per strada. Ti sei perso? Ma che mica stai dicendo, pezzendino? Mica sono stranino, io sono normalissimo. Proprio. Mamma mia, che fronte grande che hai. Come mi spiace per le tue deformitazionelle. Oh, vedi che mo mi stai rompendo il cazzo, eh? Guarda, Gina, ci sono dei trovatelli, di cui uno stropioletto. Dacci due monete, dai, che mi fa impressione il poveretto. Oh, ma la finita, non so strongolino, sono norvegese, c'ho i tratti di kinky. Ma che strano, senti, c'è anche problemi al palato, c'è la vocetta buffa. Dai, diamogli anche qualche pezzo grosso, qualche denaro che frucia. Ecco, tieni ragazza, aiuta tuo fratello con una bella operazione. Grazie, grazie. Arrivederci, buon Natale, eh. Poverino. Sì, grazie amico speciale. Grazie a te ora ci ho mollato abbastanza soldi per far stare bene mia mamma per qualche giorno. Non vuoi fare società e stare con me a fare le elemosine? Con la tua strampalata faccia ci potrei fare tanti soldini. Ma va che mo te ne do uno, ma la volete finire? Io non sono strampalata, sono solo norvegese. C'ho i tratti nordici, sono vichinco. Lo so, dalle tue parti si fanno l'amore le persone cugine. No, lei non so figlio di mia zia. Che cazzo vuoi? Sai che per me sei normale come tutti. Io non ti vedo mostro. Oh, senti, ma va che mi stanno rompendo i cazzi, Barbongi.
tu sei pazzetta! Ma che ti volevo dare un 10 euro, ma mi trovi sta offendendo. Che... ma che sono violento io, la vuoi finire? Ciao, ragazzo speciale! Un giorno ci rivedremo. Magari in qualche istituto, eh? Ma vaffanculo, pezzetto! Ciao, buon Natale! Fregati un culo! Mamma mia, perché la gente mi vede così mostrongolo? Io sono normale, io sono norvegese! Oh, perdonami, sei dove la metropolitana? Di là! Oh, oh, cazzo, scusa, non avevo visto che eri uno strongolino. Scusa, dov'è la tua suora? Ti sei perso? Oh, vai che se non te ne vai, mo ti tiro uno schiaffo. Ma avete cagato i cazzi? Basta, ho deciso di chiudermi in un castello e di non farmi più vedere dalle persone. Mi rifugio e divento mostro cattivo. Così, così. E così il povero ragazzo si chiuse dentro un castello. E da quel momento passò tutta la sua vita in solitudine. Le cose cambiavano, i tempi cambiavano, ma lui rimaneva da solo, lontano da tutti. E poi è morto male, nonno? No, Enrico, no. Peccato, le persone non conformi alla società devono crepare. Lo dice sempre papà con i suoi amici quando fanno le cene e bevono tanta grappa e poi fissano la bandiera rossa con gli uncini neri al muro facendo ciao con la mano e il braccio duro. Enrico, secondo me sta cosa è meglio che non la diciamo a nessuno. Dai, che rimanga tra noi. Poi a papà ci penso io quando lo becco, lo chiudo un attimo in un angolo. Ok, ma senti, ma poi com'è finita allora? E com'è finita? Dicevamo, il ragazzo, fai pensare, il ragazzo divenne un uomo e infine un anziano, ma sempre solo nel suo castello. Quando un giorno di Natale bussò alla sua porta un venditore di folletto. No, Enrico, lasciami finire. Ah, scusa, nonno. Scusa. Bussò alla porta un'anziana donna che... La favola di Natale di nonno Giovanni. Voglio sapere, voglio Torna sapere. Tra poco. Cazzo! Bella, quasi coinvolgente come la canzone del trio Merdosoli, eh? Pazzesco, che è arrivato di tutto. Dopo leggiamo un po' di messaggi, ma siccome siamo molto curiosi e siamo ancora bambini in fondo, colleghiamoci subito con la seconda parte della storia di Natale. Cosa no? No, sì. C'è la canzone con i VIP, Babbo Natale è un merda. Ma non ci sta, non ci sta, sennò poi facciamo tardi. No, ci sta, dai. Ci sta, cazzo. Ci sta, ci sta. Allora sentiamolo allora, dai. Con i VIPs. Era la notte di Natale. Grande Enrico. Molto molto tempo fa. 30, c'era qualcosa di speciale che illuminava tutta la città. Era un bambino come tanti, ma forse anche di più. Ed aspettavo i miei regali come mi aveva detto la TV. Ma invece dei pacchetti con il nastro d'oro, invece dei Transformers ed il Big Jim, mi sveglio e sotto l'albero non trovo un cazzo. E allora mi metto a cantare una canzone che fa così. Oh ragazzi, dai, cantiamo che è Natale. Porca merda. Merry Christmas. Babbo Natale un merda. 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 Non so se si è capito. Babbo Natale un merda, merda. Ma non l'ho mica finito. E la Befana è stronza, perché non dice niente e pensa alla sua calza, restando indifferente. Eppure tre re magi ci hanno scassato la mira. Non posso dire altro perché l'unica rima possibile è birra. Ma quale Ramazzotti? Ma quale Cremonini? Babbo Natale è un merda, è l'inno dei bambini. Non dicono i folletti, non dice anche la rena. Quando gli chiedi Santa Claus, Babbo Natale è un merda, Babbo Natale è un merda.
buona sala merda. Antonio Mezzancella, sei il numero uno. Tutte lui le ha fatte. Uguale, numero uno. Bravi. No, bravo, bravo. Hai sentito come ha fatto pollo e carne? Hai sentito? Sì, in italiano. Allora, è arrivato un po' di tutto via SMS, dopo leggiamo alcuni messaggi, però io direi che è il momento di collegarci, bravo, con la seconda parte. Siamo tutti un po' bambini, ci piace tornare bambini in questo periodo e c'è la seconda parte della storia di Natale. Prego, Pippuzzo. La favola di Natale di Nonno Giovanni. Chi è? Andate via, non voglio vedere nessuno. Signore, apra, è importante. No, non voglio vedere nessuno, son mostro. Ti metto le mani addosso, va via. Io so chi sei in realtà. Sei un uomo buono che tanto, tanto tempo fa mi voleva aiutare. Ti ricordi di me? Ma tu chi cazzo sei? Io sono la ragazza che un giorno di tantissimi Natali fa hai aiutato, che una coppia ha dato i soldi perché è Rimo Strongolone. Ah, mi ricordi di te, tu sei la barbona stronzona. Per colpa tua ho vissuto una vita da solo, mo strongolo dentro sto castellone. Puttana. Lo so, mi dispiace. Dopo tantissimi anni ho capito che tu non sei mostrongolino, sei solo norvegeso. E tutti i norvegesi maschi sono bruttarelli mezzi mostri, ma solo perché fanno sesso fra cugini. Ora l'ho capito. Minchia, grazie. Grazie che sei passato. Ma oh, sai che mi sento meglio, veramente. Davvero? No, vaffanculo, mi hai rovinato la vita per colpa tua. Morirò solo mostro e libato. Ma è proprio per questo che sono venuta. Per far roba prima di morire. Sai, io poi ho avuto tanti uomini e tanti figli, ma ho sempre pensato a te e volevo far roba con te per farti un regalo. Così accarezzi un'amicina prima di crepà. Oh, ma sai che sei proprio una merda, pensando... Minchia, fino a... anche da vecchi sei la stronza proprio. Allora mi fai entrare? Sono già pronta. Sì, ma non è che sei proprio un bocconcino, sono passati 40 anni, compa. Vabbè, però se insisti facciamo roba, alla fine non ho mai visto una fig. Comunque mi stai sul cazzo, sappi, sei proprio una merda come persona, proprio, Nonno, ma come finisce la storia? Aspetta un momento, Enrico, che sto scrivendo un messaggino a mamma su WhatsApp perché la cosa del babbo e dei suoi amici non esiste un pelino all'armadio. Sì, un po'. Mandato. Allora dicevo. Che bussava per la porta. Sì, come finisce la storia? Hanno fatto roba? Allora, proprio mentre il vecchio mostrongolone stava per fare roba. Allora spogliati, va, che mi tosto l'affare, che so 40 anni che non vedo una fica. Ecco, son nuda sotto, sopra tengo il maglione che fa freddo in sto castello. Lo so, è grande, da scalda tutto, che devi fare? Senti, ma anche tu senti male al braccio sinistro? No. C'hai come un peso sullo stomaco? No, neanche. Senti la mente annebbiata? No, sto bene. Allora mi sa che forse ho rifatto. Oh, mostrongolone! Mostrongolone! No, è morto infarto! Tutto solo nel suo castello pieno di cose costose. Solo senza eredi, Siamo soli. Ok. Oh, ma che bel camino grande! No. E così finisce bene tutto ciò che finisce ma bene. No, è finito malissimo. Ma cosa è successo, nonno? Usucapione, Enrico. Dopo 10 anni la signora è divenuta proprietaria dell'immobile e nessuno seppe più nulla del povero mostrongolone. Oh, che bella storia, nonno. No. Sì. Adesso però scusa Enrichetto, ma il nonno deve fare un saltino dai carabinieri per parlare del papà e dei suoi amici rasati. Ok, nonno, sì, grazie. Ci mancherebbe. Nell'incertezza nasconditi nell'armadio. Lo Zodi 105 ha presentato La favola di Natale di Bella. Nonno Giovanni.
Bella. Domani ce n'è un'altra. Domani bellissima, vado, bellissima. E gli è rimasto il trauma al nonno del padre, degli zii, degli amici che fanno cene. Non lo so. Se scopri che tuo genero venera Satana, cosa fai? Ho capito, però andare dai carabinieri c'è un infame, dai, scusa. Ma infatti la prima cosa volevo farmi giustizia da solo. Poi ho pensato che mi balla un po' la mano. Vabbè, ma scusami, non è che fa niente di male. Discutono, bevono e alzano le braccia. Magari ma non è aerobica, quanto capito. Ma no, c'è il caldo le ascelle. Soprattutto a quella destra. Succede. Caro Marco, a noi dispiace tantissimo che tu sia a Miami. Perché non ti puoi regalare delle soddisfazioni legate agli anni Ottanta. Noyce è impazzito e sta comprando un botto di moto 125 storiche che, per quanto siano il top, hanno comunque bisogno di ritocchi. Ma per fortuna che l'ex cicciottello di Limbiate ha conosciuto il mitico Gabriele di Reggio Motorbike per i restauri. Poi per le selle si appoggia a Officine delle Toppe di Mantova e per le sospensioni da Thomas Rampoldi di Como. Marco, se hai bisogno di ritocchi per la tua Harley, chiedi a Paolo, sa tutto lui. Certo. Comunque non ne esci, Paolo, No, no. Cioè, vedi che bastardi di merda. Cioè, adesso sei l'ex grasso, capisci? Cioè, comunque rimane questa roba il grasso. Poi diventerai l'ex motoretta. Non importa, non importa, ragazzi. Poi sarai l'attuale storpino quando ti verremo a trovare. No, ma ti diremo che sei norvegese. Si svitano i bulloni, sai, che le motorette quelle vecchie. No, perché Gabriele lavora bene, non augura la merda come fai tu. Ma è un attimo che si svita lo bullone della motoretta vecchia e tu rimani storpino. Lo so, ma ricordi che i cubani lavorano peggio. Ti cambierai una gomma. Questo c'hai ragione. Hai visto come mi ha fatto il bagno? Un sacco di merda. Cadrai su una trava. Sì, però devi stare attento che lui cambia le marce con le paciotti, che sono lunghe. Cosa è successo? Il delirio è successo. Madonna, stavo leggendo, vabbè, alcuni messaggi non si possono neanche leggere perché ci sono delle persone che proprio non mollano mai, capito? Cioè devono per forza trovare il modo di offendere, etichettare. Io con voi non riesco neanche più a parlare, non sapete neanche qual è il mio pensiero, non ci siamo mai espressi in questo programma fino in fondo perché abbiamo deciso di evitare discussioni, robe varie. Eppure basta che dici una roba che non è esattamente quella che è stata ripetuta 2000 volte dalle stesse facce di cazzo che hanno cantato la canzoncina, che sei subito etichettato però, come, cioè, Madonna. Però aspetta, ragazzi, delimitiamo il campo, Marco. Allora, la roba che stiamo facendo oggi è una roba sulla canzone. Ma infatti, allora, ci sono tre stimati professionisti, tre persone che hanno passato la vita a studiare e a curare la gente, che si sono messi in ridicolo cantando una canzoncina di merda, scritta male, fatta male, per un motivo che non sta in piedi mai, e si sono coperti di ridicolo mettendo, secondo me, Ridicolo tutta la categoria in un momento in cui non c'è assolutamente bisogno di fare dell'umorismo, credo io. Beh, poi, con 100, cos'è, ieri 134 come... morti, non mi sembrava proprio il massimo mettere questo una non svaluta loro come professionisti, come cantanti sì, però no, se ascolti Elton John e l'altro, com'è che si chiama? Ed Sheeran. È brutta! Sì. Però sono diventato, capito, musulmano dopo la canzone di Elton John. No, a parte la canzone è brutta, il video, cioè Ed Sheeran con le gambine nude, brutta! Una roba. Ma cosa sta succedendo al pianeta? Ed è per questo che io ho deciso di andare a vivere altrove, perché non ce la faccio più. Ma non c'è più posti sul pianeta. Ma no. Poi stamattina, capito, mi sveglio con l'ansia, leggo tutta la chat della radio, positivi in radio, Ale, tamponi, fil. No, non se ne esce più. Però la chicca oggi mi ha girato una notizia. Sì. Che non so se è una puttanata, sicuramente è una puttanata, però aspetta che la cerco. Allora, che famo con virologi e scienziati, bastava rivolgersi all'astrologia, a un astrological coach. Allora, aveva certo previsto la pandemia con 7 anni di anticipo. Sì, Lo fece in un'intervista uscita, infatti ridevo di brutto stamattina, uscita nel 2013 su un quotidiano nazionale, firmata da tale Stefano Lorenzetto. Disse, dal 2015 al 2021 ci sarà il periodo più negativo di questo secolo. Poi dice, oltre all'emergenza sarà ambientale e sanitaria con lo scopo
più di epidemie molto aggressive. Non vorrei mandarvi di traverso il panettone, ma a suo dire il peggio deve ancora arrivare. Dice che da febbraio a maggio dovrebbe iniziare a calare la tensione e verso giugno dovremmo uscire. Sì. Questo lo dice. E poi lo vediamo fuori dal coro. No, allora lui è laureato in fisica cibernetica, cioè non è proprio un imbecille. Laureatissimo. Sì, sì, sì. Si chiama Celada, ha lavorato nella C3 Agency e anche nella CITEMORT, credo. Ed è un astrological coach, ecco, che non so che cazzo significa. Però voglio dire una cosa agli amici di Vanity Fair, quelli, soprattutto quelli che fanno le copertine. Ragazzi, nel 2021 scrivi: ehi, scopri qual è il taglio di capelli adatto al tuo segno zodiacale. E allora? Non ho capito. In base a cosa? Io l'ho scoperto così 20 anni sì. fa. Ma tu sei sagittario, sì, Paolo, no, però, io sono vergine. Paolo, però ti sta male da allora, nel Paolo. Senso che non lo vuoi capire tu, ma sicuro ti sta male. Che sei vergine. Ragazzi, ma la coerenza nella bruttezza. Ma è quello che rispondo anch'io quando mi dicono: ma lo vuoi togliere questi capelli da vecchia degli anni 20? No, perché prima o poi torneranno di moda. Vedi? Tu lo sai che io mi sono presa a male parole con Savastano, quello di Gomorra. Perché, scusa? Quando mi ha visto e fa: la cresta, vai copiato, io ho 8 anni che ce l'ho. Io 20 anni che sono un terrone così, che cazzo. Ed è vero, noi possiamo confermarlo. Cioè, sei Paolo... tu che hai copiato a me, che cazzo. Paolo si pettina da ananas da almeno 20 anni. Allora mi tolgo un altro sassolino. Prego. La prego. Boelcan, le ghette, ho cominciato a metterle prima io. Adesso mi mette le ghette, capito? Alisei, per esempio, ha il taglio da Moncicì da 20 anni. Cioè, lui si taglia i capelli da Moncicì da 20 anni. Tu sei ananas, non è che siamo andati. Ma cazzo vuoi? Io sono una vecchia degli anni 20. No, scusami, tu sei anni 90. Aspetta, Wenderlass, sei il casco medievale. Non so come dire. Io invece negli anni ho saputo cambiare, ragazzi. Adesso maestro, che vanno maestro. Lunghi, ce li ho. Adesso che vanno unti, lei è di moda. Sì, maestro, mi scusi, però lei è facile. Lei è bello. Cioè, lei sta bene con tutto. Mi scusi, sarà per quel motivo lì. Lei può pelarsi a zero. Ecco, e lasciarli lunghi ai lati. Lei può fare solo un ciuffo davanti e rasare tutto intorno, okay. E rimane sempre molto bello. È il viso che conta. Aspetta, tu sei la prova vivente che parte del bacino del DNA dei Neanderthal è rimasto con noi. Sì, nei capelli soprattutto. Parte di quel patrimonio genetico ancora. Maestro, qual è maestro? Rida. Sono degli invidiosi di merda. Vorrebbero avere metà della sua bellezza, ma infatti, maestro. Diciamo la parte della fronte. C'ha le cime di rapa in testa. Le cime di rapa. Questi io ci metto il balzo. Maestro, questa gente qua, lo vedi, è gentina, sono poveretti. Gentile, signore col motorette, con le motorette. Lei ha mai fatto cinema? No, ha fatto delle comparsate del cazzo. Mi scusi, lei, signore bellissimo, inquadrato da solo, lei per caso ha fatto cinema? Non lo so, voi avete mai tu fatto devi rispondere. No, scusate, voi avete mai io fatto 50 milioni di visualizzazioni su YouTube? Ma che c'entra, con le facce di non lo so, dai, così volevo sapere. Con le tette di fuori sono avete 66 tutti. Milioni su TikTok. Non lo so, chiedevo, certo, per amici, chiedevo. Sì, anche di pre pippando fa quei numeri lì. Lo so, ma voi non ce li avete. Sì, ho capito Paolo, ma quella è roba gratis. Quando la gente paga il biglietto per venire a vedere, allora puoi parlare. Allora, facciamo un piccolo quiz. Chi è questa settimana su TV Sorrisi e Canzoni? Io no. Ha vinto il maestro anche stavolta. Due. Chi di voi può vantare di aver fatto cinema, televisione e radio contemporaneamente? Malissimo! Simultaneamente è malissimo. Chi? Il maestro Herbert Ballerina. Bravo maestro, hai vinto. Mentre tu sei lui con la tua motorettino a scorreggiare le colline, a farti TikTok da 60 emiliane milioni. Cioè, tu vuoi dire lui che cavalcare è un sogno a due tempi sulle colline emiliane sia da svegliare. La risposta è sì, è quello che ci siamo detti prima. Sì, sì. Ah, ok. Sì. No, robe interne nostre, Marco, tranquillo. Sì. Maestro, mi scusi. Io capisco, sa, purtroppo vivere con la consapevolezza di essere bello, intelligente e capace è difficile. Guarda, io lo vedo nei suoi occhi che lei ci patisce. Vorrebbe essere più brutto, vorrebbe essere più storpio. Guarda Gesù che hanno fatto. Gesù ha fatto la brutta fine. Lei infatti sembra la sindrome di se stesso. Io ti farei le stesse cose con le mie mani, esatto. E anche senza protezione.
successo, guarda. In effetti, guarda, con la storia di Gesù, che ci siamo un po' dimenticati, con la storia di Gesù, l'uomo ha dimostrato di essere una merda, se fosse tutto vero quello che ci hanno raccontato. Sì. L'essere umano, anche di fronte al figlio di Dio, è riuscito a compiere delle azioni terrificanti. Il riassunto di Natale è: ciao ragazzi, io sono figlio di Dio, sono qua per salvarvi. Prendetelo in crocifiggetelo. No, quella è la Pasqua, non il Natale. Vabbè, cosa c'è? Cioè, guarda cosa gli hanno fatto. A Pasqua avevano mandato gli assassini a uccidere tutti i figli maschi primogeniti. Pensa. A Natale. L'uomo, cioè, quando mi dicono no, ma guarda che in fondo l'uomo è buono, ma vai a fare in culo. L'uomo. Guarda, ieri ho fatto una litigata con sto ragazzo qua, che vive nel mio quartiere. C'è una chat dove ci comunichiamo le cose, no? Dove tipo, postate i cazzi. No, dove se ti rubano qualcosa lo posti, eccetera. Questo ragazzo posta la foto di questo cane, un husky bellissimo di 7 mesi, con scritto: il mio cane a 7 mesi è un husky, purtroppo dopo 7 mesi mi sono reso conto di non potergli dedicare il tempo necessario, lo vorrei regalare a qualcuno. Ma io dico, ma tu faresti così? Adesso non voglio fare il paragone cane con i figli, ma Perché in un caso va in prigione. Certo. Ma dovrebbe essere uguale anche per i cani, scusi. Dal momento in cui tu adotti un animale, questo si affeziona e tutto, e tu decidi a un certo punto che non te ne puoi prendere cura, ma sei un coglione, ci pensi prima. Cioè, adottare magari un cane non lo sapevi. Certo. Ma non è mica un oggetto. Allora, il cane è un husky, lui è una schifezza. Bravo. Ragazzi, adottiamo un Wonderland, cioè nel senso che adottiamo Wonder. Comunque io mi sa che oggi vado ad adottare l'husky e poi so cazzi miei. Oh. Però, adottiamo un Wonder, ragazzi. È troppo bello, Paolo. Ho capito, ma come fai con Zach? Diventa geloso. Andranno d'accordo. No, lui abbandona Zach, regala Zach per avere l'husky. Prendi questo che è sicuro, vai sereno. Sai che se entrasse un ladro in casa e dicesse: ammazzo te o il cane, io mi faccio ammazzare dritto, cioè il mio cane per me. Anch'io, se mi chiedessi: ammazzo Marco o il tuo cane Marco? Ricordati di dirmi la cassaforte dov'è, Marco? Non ce l'ho. Giù lo cuso furti. Ma vai, ho spesi quelle, tutti. Quelle case là in America, cassaforte la levi con le unghie. Faccio crescere. Cioè, dai un pugno di fianco alla cassaforte. Ma dietro, vai fuori dalla casa, tiri un pugno al muro, cade. La ma stavamo adottando un Wonderland. Un Wonderland speciale, tra l'altro, dedicato a uno youtuber che si chiama Danny Metal. Prego, Pipuzzo, andiamo, vai. Questo è Wonderland. Oggi verranno utilizzate le voci di Danny Metal per questo scherzo telefonico. Pronti? Ciao ragazzi, ben ritrovati, eccoci qua con un'altra puntata di Lezione di Canto Estremo con Danny Metal. L'altra volta abbiamo parlato di false chord, di false corde, e della tecnica che uso maggiormente per cantare. Voi dovete sapere utilizzare Danny Metal. Oh, posso? Tornare alla di chi c'è? Voi dovete sapere utilizzare il diaframma. Testa da cavolo! Vi farò una lezione sul growl in particolare, ma tu vada via a fanculo! Una cosa che sicuramente si fa quando si fanno le cose basse. Testa, quando voi fate questa, stronzo! Ma non fa stile! Sempre a telefonare. Ma dici che cazzo vuoi? Poi c'è una cosa molto particolare che lo fa alla lingua. Io la metto come per strozzarti, per esempio. Ma non ti coglione, capito? Non smette di telefonare, degli affanculo! Hai capito? Tu sei uno stronzo con la bandiera dietro del culo! Quanti timbri si possono fare? Si può fare da questo? E le mie affanculo, hai capito? Allora, aspetta un po' così perché mi sta incazzando. Allora, l'altra volta abbiamo parlato di false chord, di false corde, e della tecnica che uso. Ma tu me la di chi ti ha dato il numero mio? Vieni da casa, vieni giù, che ti fa la faccia come un preparatore. E ci sono amici. Ma tu, se sei una persona per bene, te lo fa conoscere. Me lo di chi sei? Quando fate questo, le vostre corde che sono... prima di insultare la gente, che la pensa, hai capito? E sti versi non la fa a casa, non da me. Brutto, no, però tu sei uno stronzo, almeno venisci giù il gargamello. Voi dovete sapere utilizzare il diaframma, che ti ho dato il conosciuccia. C'è quel che mi ha detto testa di merda, eh!
Penso più che dire a questo. Fanculo! Affanculo, Danna! Io vi saluto! Io vi saluto, siamo a Peppino, ragazzi, ciao. Ci vediamo alla prossima. Arrivederci! Ciao! Pronto! Madonna. No. Pronto? Ciao ragazzi, ben ritrovati, eccoci qua. Ragazzi, un cazzo. Con un'altra puntata di lezione di canto estremo con Danny Metal. Sono pronto. Allora, l'altra volta abbiamo parlato di false chord, di false corde, mm, e della tecnica che uso maggiormente per cantare. Dai, veloce, porco. Nel momento in cui io dico utilizzate il diaframma, il suono che esce fuori è questo. Tocca a me adesso. Poi c'è una cosa molto particolare che lo fa la lingua. Io la metto come per strozzarti, presente. Marca puttana. La sai come muovo la lingua, dai coglione. Ci sono migliaia e migliaia di modi, li faremo puntata per puntata. Però comunque la base è questa. Partendo da quel suono lì. Sta dando una roba, mi hai rotto il cazzo. Mi hai rotto il cazzo. Mi hai rotto il cazzo, bastardo! Maledetto sia tu, bastardo! Vigliacca della puttana! Meraviglia! Volevo rispondere a quelli che dicono ma vi lamentate sempre, almeno non l'ha abbandonato. Il cane è microchippato, quindi in America se tu abbandoni il cane lo trovano col microchip e ti arrestano. E quindi giustamente lui non lo abbandona il cane, cerca di regalarlo perché altrimenti finisce nei guai. Questo è il motivo. Comunque, vabbè, ovvio, meglio che si sia preoccupato di darlo a una famiglia che se ne prende cura. Ma doveva pensarci prima di adottare il cane. Comunque niente, l'importante è che il cane stia bene e che non venga abbandonato per strada. Era questo che volevamo dire, ok? Va bene? Nessuno, non va mai bene un cazzo. Ma poi nessuno che pensa a milioni di robot che cercano famiglia. Cazzo. Lo so. E non lo hanno so. Il microchip, che c'è crisi adesso. Sì. Cazzo, è vero, non ci sono più i microchip. Però basta rubare il cruscotto alla macchina di Ivo Avido, che ha una Mercedes, per poter creare Mercedes, i microchip. Adesso siamo alzati, ragazzi. Lamborghini sì? Urus. Sì. Beh, oh. Ma lo sentite? Ma soprattutto, cari telespettatori del canale 157 del Digitale Terrestre, lo vedete? È lui, Herbert Ballerina. Bellissimo. Che dopo questa piccola pausa sarà il protagonista del Ridi Ridi. Maestro, lei oggi è di una bellezza. Sì, lo so. Tra l'altro, alle 3, Marco, c'è una cosa aspettatissima. L'oroscopo per il 2022. Tra poco! Questo è plagio! Un pochino. Ma sai, le note sono quelle, quindi alla fine. Ma cosa non è vero? Sono oltre 18 milioni di combinazioni possibili. Quindi. No, ho capito, però le note sono 7, quindi. Ma tu sei stato 12. Nel Consiglio dei Ministri! Non sono 12, sono 7 le note. Le note sono 12, Marco, sono 12. Sono 7 le principali più. Non esistono principali e secondari, sono tutte uguali. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Sì, do diesis, re diesis e fa diesis. Secondarie. Non sono secondarie, sono uguali. Se suoni in re maggiore bisogna di fare. Ma tu sei stato! Io sono nato Beethoven! Andiamo pure avanti, ragazzi. Allora ci scrive: ciao Marco, ho adottato una cagnolina da più di 2 anni. Faccio il cuoco, quindi lavoro 12-14 ore al giorno, ma riesco a farle fare una vita dignitosa. Fai cannederli. Usciamo 4 volte al giorno, ci facciamo 20 km di passeggiata al giorno. È pesante, ma vederla felice ne vale la pena, perché molto spesso mi rende più felice degli umani. Se ci si tiene, si trova sempre un modo. Comunque, viva lo zoo, sempre Guglielmo da Crema. Bravo, bravo. Bravo. Posso dire. Poi, scusa. Poi c'è un ignorante di merda a cui metterei le mani addosso se potessi. Quindi, 1.
del suo cane fa quel cazzo che vuole. No, non è un oggetto. Non è un oggetto. Lo capisci che non è un oggetto? Non è un soprammobile che non mi piace, lo restituisco. Brutto coglione. Ecco, tu rappresenti quella percentuale di umani che io considero semplicemente merda. Ti auguro di rincarnarti in un carlino che sbava e che nessuno vuole adottare. Rimani tutta la vita in una gabbia, in un canile, bastardo di merda. E firmati, almeno ti posso insultare per bene. Io una volta ho ridato indietro uno zio. Oh, ecco, no, quello sì. Hai tenuto lo scontrino? Mi è spiaciuto perché cioè, sì, i Natali lo vedevo volentieri. Era sempre però... una 5.000 di mancia. Però arrivato a un certo punto mi sono reso conto che non era di mio gradimento, non avevo il tempo da dedicare. E non era neanche di marca, tra l'altro. Non era ben vestito. Ti palpava. E dove l'hai mandato? Dove l'hai mandato, Paolo? L'ho portato dove si ridanno gli zii, nel mondo magico degli zii. Non esiste il mondo magico degli zii. Cioè, ama zio, sì. Tu vai là, ci ridai lo zio e ti ridanno indietro. Secondo me ha ragione il maestro, cioè tu l'hai restituito perché ti palpeggiava. Perché è tipico degli zii. Ci no, sono gli non zii, è tipico sì. degli zii. Ma so cosa no? Zii, miei zii. Ma cosa? Mio zio ogni ti Natale palpava. se lo tira fuori e me lo punta. Wow. Dai. Comunque, ragazzi, non è facile scegliere l'amico. Neanche essere me. No, scegliere l'amico o l'amica a quattro zampe. Io, ad esempio, sono 2 anni che cerco una cagnetta obbediente. Sbagli il Tinder. Fabio. Quando arrivi a una certa età, tra i 40 e i 50, io vorrei ricordarti rimani che, attratto dall'idea della tua cagnetta. Moglie è architetto e lavora e quindi non ascolta, ma i tuoi figli sono grandi, ascoltano la radio. Sono un a scuola attimo. Quest'ora. Ma magari con le cuffiette. Cosa fa il papà? Però io vorrei farvi una domanda. Io volevo FIFA. Costruire una c'è idea. Roblox. Come si può partire da la surrealità di ridare indietro uno zio a cerco una cagnetta a quattro zampe? Cioè, come poi il tuo percorso mentale in pochi secondi? Perché lui pensa solo alla fica, è una roba pazzesca. Scusa, hai detto. Allora, me avete parlato di obbedienti cagnolini. No, cagnolini no, a quattro zampe. Io ho pensato, anch'io vorrei un obbediente cagnetta a quattro zampe. No, stavamo parlando di rispetto nei confronti degli animali. Ma io mica le manco di rispetto, pago io quando andiamo a mangiare fuori. Ah, con la cagnetta. Certo, cosa fai? La lasci a casa quando vai a mangiare fuori? Ma no, è sempre a quattro zampe o a volte sta su due? No, così per capire. O in ginocchio. La pipì come la falza? Dipende come la destra, insomma. Wow. Ti metti d'accordo prima? C'è quella parola che devi dire, noi diciamo... citofono. E lì lei poi ritorna. Sai che ti stai buttando in un angolo dal quale non uscirai mai, lo sai. Non no? vedo cosa ci sia di male. Cioè, non sei partito bene. Avete oggi. Dei rigurgiti cattolici che io non riesco a capire. Rigurgiti cattolici. Sì, cioè. Siete diventati dei conservatori col passare del tempo. Siete degli integralisti afghani, dei talebani siete diventati. Io non lo so, veramente. Voglio dire, tutto sommato. Adesso uno non può desiderare una cagnetta. Lo so. Sì, solo che la cagnetta di cui parli tu mi cosa? Sembra di intuire ha esigenze un pelo diverse, diciamo. Ma Pippo non fare quello che difende. Ma secondo me no, ce n'è senso. Non fare l'avvocato del abbiamo diavolo parlato per favore. Fino adesso di bei animali a quattro zampe. Allora scusa, tu parli di aschi e tutti bravo Mazzoli, io dico vorrei anch'io una cagnetta. Merda pedofilo. Tu parli di una che non ha i peli dappertutto. Ma dipende dalla stagione. Ma concentrati solo in alcuni punti del corpo. Quindi siamo razzisti con le cagnette. Allora vorrei dire a tutti quanti che io mi sento profondamente disagio in questo intervento, nel stare nella stessa stanza con te. Come se tu non l'avessi mai cercato. Cioè, non so, è un disagio, è una cosa più forte di me. Parliamo di motorette, che è meglio, va là. Allora, Marco, meglio, sai che punto sulla gattina? La vuoi finire di chiamarle motorette, per piacere? Perché? Scusa, cosa vuoi? Basta, la parola motoretta dimentica la mia cara. Scusa, però Paolo, scusa un attimo. E la cagnetta no, e la motoretta no. Allora, scusa. Allora, io ho un Harley e l'ho detto anche ieri, mi fa schifo, cioè, onestamente non è una bella moto, esteticamente non è bella. Però ho una Triumph vecchia del 2009 che fa la sua porca figura, la tutta trasformata. Bellina, sì, bella moto. È una moto da uomo di 50 anni. Stupenda. La motoretta, il 125 che tu... Che bellissimo! È una moto d'epoca per collezionisti nostalgici. È una motoretta per collezionisti che non dovrebbero circolarci. Cioè, te la metti in garage, è una roba. Ogni giorno a quest'ora facciamo questa discussione. Perché Marco sta cercando in tutti i modi di distruggere questa mia passione. Discreditarmi in modo da aizzare i suoi amici e rompermi il cazzo sui social. Ma non è vero, ma guarda io che scrivono... lo dico. Il primo che scrive motoretta sui miei social viene bannato. Sai che adesso sono partiti 1000 motoretta.
Non ho bannati, non me ne frega. Allora, non solo è vecchio, ma adesso è anche permaloso. Come tutti gli anziani. Perché ogni volta che ho una passione mi rompi il cazzo. Ma guarda, guarda che si è offeso veramente. Sì, perché mi rompi il cazzo ogni volta. Non è mica colpa mia se vivi in un paese dove non ci possono essere. Non ci sono le motorette. Non è mica colpa mia. Che oh, ma sai che dispiacere. No, questa no. Questa è la Vespa. Questa è la Vespa. Sì, è la mia Vespa, quindi non è una Vespa normale. Non è una Vespa normale. Io ne ho avute tante, ragazzi. Sì, sì. Ed è già un una motoretta. Chiama la Vespa motoretta, provaci. Provaci perché vorrei vedere la reazione dei vespisti. Tu ma perché te la devi prendere? Sei obiettivamente ridicolo su quelle moto. Renditene conto. È una roba, è una roba che devi ammettere. Poi che sia una tua passione, io l'apprezzo. Ma tu non hai le gambe su qualsiasi moto, ma fai ridere. Ma Cristo, ma parla lui, ma ti prego, sei un piccione. Un casco con la bandiera americana, sembri Fonzi, alto 20 centimetri sopra la testa. Maestro, Paolo, maestro. Sei un tacchino. Sei la formica atomica col casco. Maestro, ma come maestro, fai a parlare? Ma lei ha notato come stanno cercando di risucchiare tempo alla sua incredibile performance. Cioè, Fabio, insultandosi scusami, uno con l'altro, Fabio, si mettono sotto Fabio, il riflettore. Scusami, ma io avrei dovuto fare una roba contro il mio volere, tu lo sai, contro la mia religione, per quella merda lì che adesso mi insulta e cerca di farmi passare per il bambino cattivo che gli fa, che gli fa gli scherzetti brutti. Io mi sto difendendo. No, sei andato subito sull'aggressivo. Io mi sto difendendo dalle sue angherie. No, guarda, è un attimo che si risolve tutto. Quindi prendendo in mano il ricatto tu vorresti uscirne bene. Sì. A che ora ne... purtroppo oggi non posso... Ho una riunione. Va bene, così quindi il ricatto fra gli amici è l'arma per risolvere. No, non sono più tuo amico io, no? Scusa, perché non tu ho mi capito, hai aggredito. Marco. Io ti ho aggredito! Io! Tu pisci sulle mie passioni. No, Marco, cerca di individuare una personalità. Non puoi essere John Dispetto e Ricky Ricatto nella stessa puntata. Decidi uno dei due. Ma Marco, scusa, ma non possiamo prendercela con quel panzone di Fabio, scusa. No, perché è mio amico adesso. Io e lui siamo amicissimi, ci vogliamo tanto bene. Ma se lo descrivi sempre come una latta di merda quando ci sentiamo in prima. Quello ma quello fa parte del gioco. Ma che sta cercando di metterci uno contro l'altro, Paolo, Fabio. Ma non ci riuscirò mai. Paolo, è perfido una roba. Cosa? Vengo io con te se vuoi. Dove? Insieme alla tua squadra. Mamma mia, sai che ho perso di bambini, prima di iniziare. Di bambini cinquantenni sulla motoretta? Basta voi a dire le cose a Paolo, sai, cretini. Ho avuto la sensazione di quando da piccolo giocavi a pallone in cortile, c'era pallacampo o Herbert? No, quando non ti sceglievano per giocare, arrivava il ragazzo di Versino. Ma scusate, abbiamo 30 secondi di meravigliosa pubblicità e poi c'è il maestro che ci farà ridere, quindi farà tornare il buon umore nel nostro gruppo di lavoro. Esatto. Prego, Pippo, vai. Ridi, il sole ormai non muore più. Ragazzi, ve lo chiedo per favore, non scrivete i messaggi perché si offende poi la checchina motoretta. Mrs. Motoretta due tempi. Poi si offende tutti che scrivono motoretta. Ma tu non sai invece in quanti siamo in Italia e so cazzi tu adesso. Motorettisti. Cosa fate i motorettisti? Cosa fate? Venite a scazzarti sotto casa con i giubbottini anni 80, il Moncler. Cosa fate? No, io invece, ragazzi, mi lanciate gli hamburger, che paura. Interrompere un attimo la discussione prima di lasciare la parola al maestro. Scusa, siamo maturissimi in questo momento. Posso chiedere agli amici di 105 TV che ci fanno la regia di togliere quell'immagine mia che sembra uscito da un film di Custorizza. Sembra gatto bianco o gatto nero, cazzo, appena uscito dalla roulotte. Scusa, stai togliendo del tempo per i cazzi tuoi. Maria di protagonismo. Ma che ti si incula? Sto litigando col mio amico con la sua motoretta, ma che cazzo vuoi? Stiamo litigando io e Motogorilla, che cazzo vuoi? È già arricato lui. Ragazzi, c'è gente che aspetta però, dai. Sì, hai ragione, prego Marcio, mi scusi. Oggi vi fermo subito, oggi non c'è niente da ridere perché questo è l'oroscopo 2022, cioè quello che vi succederà nel 2022. Ma lei ce lo augura, nel senso che ce lo sta mischiando? Questo è scritto negli arti. Negli arti. Negli arti. Ariete. No.
non credo sia il verso di un'ariete. Sì. A causa di uno sbaglio, il capo degli SWAT vi userà come ariete, subirete un trauma cranico, da qui un lento declino fino alla perdita completa di tutti i peli del vostro corpo. Lavoro bene. Meno quello. Chi ariete? Chi ariete? Non ce n'è qua. Toro. E chi ti ammazza? Riceverai una telefonata importante. Ma il tipo ha sbagliato numero. Finito. Basta così. Sì, amore è male. Non contemplato. No. Gemelli. Eccomi. Sono due uguali. Uguali. Ho fatti due. Scorreggette gemelli. Sì. Beh, scusa, sono due gemelli. Due gemelli sono di scorreggi uguali. Che sono omopiriti. Non lo so. Vabbè. Gemelli. Vostro fratello gemello. Vi fregherà il documento. E compirà un omicidio a sfondo nani. Molto precisa questa previsione. E incolperanno voi dandovi la sedia elettrica. Lavoro bene. Bene, in carcere. Non tocchi. Cancro. Ecco. No, Cancro. Dai, lavoro bene, amore bene, salute. No, c'è scritto che su sta roba. Lo so. Ma veramente ha fatto questa cosa? È l'oroscopo. Vergine, chi è? Paolo Nois, sarà un anno pieno di bruciori. Che è il fuoco di Sant'Antonio. Finalmente direte voi. No, perché, anche no. Capito? Però in realtà sono bruciori di stomaco. Aia. Non mettere fine a questa maledizione con una melanzana. Non è una buona idea. Motorette rotte. Bilancia. Mio. Bilancia. Tutto bene. Tranne che per una cosa. A furia di pinzare la cacca dei barboni, subirete una trasmissione oro fecale chiamata Helicobacter Pylori e vari pruriti anali. Ecco. Salute bene. Lavoro? Non contemplato. Non c'è. Scorpione. Io, Scorpione. Non è figlio tuo. Wow. C'è scritto qua. È figlio del professore di matematica del piano di sopra. Di tutti gli scorpioni. Esatto. È successo quando sei andato a Rovigo. Amore è bene. No, me neanche tanto. Scusi. Posso fare una domanda? Sì. Ma se il professore di matematica è a sua volta scorpione, è un paradosso. Sagittario. Sopra uomo e sotto cavallo. Sì, questo già si evinceva. Amore e pene. Che senso? Amore e pene. Non lo so. Acquario, vi bagnate molto facilmente. Nel 2022, però, una bella notizia: diventerete falegnami. Lavoro male. All'inizio. Falegname non puoi dire all'home my job. Può succedere. Finiamo. Pesci, segno mio, tutto bene, grandi miliardari, milioni di euro, salute, tutto. Mi scusi, ma questo è l'oroscopo o una sua speranza? Non lo so, ma c'è scritto, non lo so. Ma quali stelle hai guardato? Quelle di Negroni? No, quelle della vita. Grazie maestro, grazie di cuore, grazie. Allora, leggiamo un po', allora, Marco, no motorette, moto zappe, Antonio da Lecce, ma che motorette, ho una brutale 800 e stimo i mezzi che sta cercando Paolo, fan parte di un'epoca in cui i sedicenni avevano le palle per usare i mezzi del genere. Le 125 erano delle moto da sfigati negli anni 90, oggi non ne parliamo. Diego da Bergamo. Un altro Mazzoli, la gelosia è brutta. Ma gelosia di cosa? Punta di gelosia, io l'ho percepita. Ridi, uno scrive, poi aspetta. È quello che canta le sigle. Lui canta, fa caro. Mazzoli, non capisci un cazzo, quelle sono moto, non quello scaldabagno che hai te. Ma io sono d'accordo, io lo dico dal giorno 1. La mia Harley è brutta, però è comoda. Io qua non ho una curva, dove vado? È tutto dritto. Devo avere un divano con le ruote. Ma infatti l'hai comprata da moto e sofà. Ricordiamo, domenica finiscono le promozioni. Quando sono venuto qua a vivere, ho provato a comprarmi l'MV Agusta, brutale, 800. Allora, si scaldava così tanto che dovevo guidare con le gambe talmente aperte. Sembrava Walter Parisi. Cioè, veramente scaldava. E sembravano le frecce. Sì, perché ricordiamo che negli Stati Uniti con la moto non puoi sorpassare le macchine. No, no. Devi stare in colonna, capito? Esatto. Quindi, se la moto si riscalda troppo muori, e quindi ho preso uno scaldabagno. Ma io lo dico, la mia moto è brutta, è orribile, è un cesso di merda.
però le motorette di Paolo. Niente, sta roba delle motorette. Non è che sono sta roba, capito? Che. Dai, avete massacrato storie. La mia DeLorean per 2 anni e mo adesso subisci. Ma tu. Non ce l'hai la DeLorean. Capito? Ho capito perché dove arriva l'acrimonia. Voi non ce l'avete, voi che scrivete adesso che sono invidioso, ma voi non ce l'avete fuori onda. Ma cosa la compri a fare? È una macchina di merda. Io, vabbè, ho capito, ma è il mio sogno, lo so. Ma dove vai a far la spesa con la DeLorean di Ritorno al Futuro, coglione? Perché ti dicevo che era una pentola di merda. È una pentola di merda. Tu e quella merda di mia moglie insieme, mia moglie. Ah, però bella però, quella caffettiera. Però l'ho ritrattato. Avevo ritrattato. Ah, troppo solo tardi per ormai. Convenienza. Hai convinto il mio padrone a dirmi di no. E il mio padrone adesso mi dice di no ogni volta, anche quando c'è l'occasione del secolo. Ma tu non puoi avere una acrimonia di 2 anni nei miei confronti, Marco. Sì. Ma tu hai quanti giga di memoria hai? Va bene, allora adesso lo dico, ok? Adesso te lo dico. Ci ho patito come un infame. Mi hai massacrato i coglioni per bastardo mesi con di questa merda. Cazzo. Va bene, le tue motorette sono belle, ok? Ti invidio un po' perché sono... No, non ti invidio, io ti apprezzo molto che stai facendo una cosa meravigliosa, ma dovevo fartela pagare in qualche modo, stronzo! Va bene? Ma io te l'ho sono te belle ma le tue poi motorette, chiesto, ok? Scusa, la DeLorean è una bella macchina! Anzi, volevo chiederti se facevi una cosa, se riuscivi a recuperare un NSR, quella c'ho che avevo provato, io... Ci ho provato, stavo anche prendendo del tuo colore per farti una sorpresa! Però purtroppo 5 minuti fa ha telefonato al tizio dicendo guarda, mi piglia per il culo per le c'è motorette, qualcuno, buttala c'è qualcuno via. Che ha un NSR, quella con i cerchi arancioni che gli quella verde e nera. No, blu, io c'avevo blu. Allora, e nera. NSR, blu. Cerchi verdi, no, cerchi arancioni, no, arancioni, arancioni. La stiamo cercando disperatamente, ovviamente regalata. Vabbè, scusa. Ho fili di soldi, ragazzi. Vabbè, andate, faccio... vabbè. Oh, aspetta, ragazzi, poi vi vedete, andate a fare un giro in moto d'acqua. Sì, insieme. Noi lo faremo questa primavera. Io e Marco andiamo sui colli in moto. Allora, aspetta, qua c'è, un cambio di direzione ogni quarto d'ora. Io non so più con chi sto, scusami. Devi da fare come me, stiamo? Marco. Cambiare aiuto! Strada istantaneamente. Marco, vuoi venire nella squadra mia? Eh? Vuoi venire nella squadra mia? No, voglio cantare Sissi Vax, Sissi Vax, vacciniamoci, la 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 motoretta. Ok, basta, posso. Però così. Adesso non mi dà più fastidio perché hai svelato le carte. C'ero rimasto male, la verità è che c'ero rimasto male. No, allora male. Sai che ti chiedo scusa perché le no, passioni Paolo. Non si devono criticare. Troppo ragione. Tardi ormai. Ma è una macchina di merda, Marco. No. Adesso te lo dice per convenienza. No, perché sai che ho parlato col presidente dell'associazione italiana che era venuto a un evento. L'associazione cosa? Macchina no, di merda. No, DeLorean, che è quello che gli ha dato la macchina al suo compleanno. Me l'ha spiegata bene quella macchina. Sai che effettivamente è una macchina con una ma è un ferro da stiro da 2 tonnellate. Ma parlare tu ragazzi, che non sai un cazzo. Ma cosa bellissima. No, c'è un sacco di robe assurde. Ma però. Che non servono a niente. No, è vero, c'è una tecnologia incredibile. Ma vai a fanculo che è un pedalò. Viaggia nel tempo, deficiente. Quello no, quello a me poi piace quando dietro è tozza e davanti è lunga. Sì, ma il mio cazzo, comunque ragazzi, allora, questo è il punto, che noi siamo così veramente, cioè noi siamo così veramente da sempre, sì. Sono 23 anni che ci facciamo scherzi a rotazione, sì, 23 sì. Anni che ci odiamo ma e ci facciamo amiamo. Del male vero. Sì, quello. Sì, sì, ma involontariamente, cioè è talmente bello, cioè ormai abbiamo superato ogni limite e quindi a volte ci facciamo del male. Io ho sofferto questa roba della DeLorean, tantissimo. Mi spiace, io perché l'avevo visto. Mia moglie purtroppo è succube di quello che tu dici, ah, sì. Lei ti ascolta tantissimo, sì. Purtroppo. Pur quindi, pensando sentendo... che sei un coglione. Sentendo te che sei appassionato di macchine, che dicevi che la DeLorean era una merda, l'hai convinta e lei non vuole che io la compri. Ma vai a cagare. Marco, adesso che, visto che io ti ho fatto il video dei 50 anni, no, e ti ho ripreso e ho visto il tuo volto, mi togli una curiosità. Dimmi. Quando praticamente c'era, la, DeLorean, c'era la DeLorean davanti a te. Ah, sì. Tu sì. Pensavi che te l'avesse regalata. Sì, sì. Sì. Sì, perché noi abbiamo guardato quel video, abbiamo visto il fermo immagine della tua delusione, sì. Ci ha rimasti malissimo. Allora, per chi non lo sapesse, mia moglie, quando eravamo a Milano, era il mio compleanno, mi ha fatto una sorpresa. Ha noleggiato una DeLorean. Ma io pensavo me l'avesse regalata. Cioè io pensavo che mi avesse svuotato il conto corrente e avesse deciso di comprarla in Italia perché magari costava meno. Quando a un certo punto gli ho detto ma è mia? E mi fa sì, ma solo per stasera. E io come? Come so?
Sì, cosa pensavi? Che faccia delusa, poverino. E io, no, no, beh, certo, no, lo immaginavo. Ma dentro avevo le crepe, sanguinavo. Sì, ma brutto. Si vede nel video di brutto. È stato brutto, sì. È stato brutto. Sai che è un video brutto. Ricordo orribile? Perché cioè uno, se, allora, uno di solito deve avere un video per ricordarsi la bellezza di un proprio. So. Invece c'è quell'attimo che ti proprio ti spezza il cuore in quattro. È un momento da dimenticare. Ragazzi, io vorrei farvi capire una cosa. Io ho questa voce grossa per radio, ma in realtà sono un bambino. Sei un nanetto. Sono un bambino. Io sono un bambino che non vuole crescere mai. Un nanetto dispettoso. E ho i sentimenti di un bambino. Mi offendo facilmente, sono sensibile. Poi più invecchio e peggioro. Sei un ciomin con la barba. Ah, ma hai rotto il cazzo però, figlio della merda. Allora, quando uno ti aiuta ad aprirti, cazzo. No, ma tua madre è tre volte troia col turbo, scusami. Per tirare in mezzo alle madri. Però è stata un'offesa anni 80 che mi è piaciuta molto. C'è rimasto un posto nella squadra mia. Non ci vuole venire nessuno a giocare con te, fra. Squadra è. Cosa fate voi? Che passioni avete? Noi il flip-flop. Flip-flop. Wow. L'orologio quello per i bambini un po'. Non ci interessa, grazie. Hula hop. Lei non ha degli hobby, non ha delle passioni, motori, moto, robe. Non c'è. C'è qualcosa che le fa tintillare l'uccello? Una roba che le fa divenire il cazzo duro? Una roba. No. Dormire. Dormire. Wow, che passione. Wow. Quindi wow. Ha dei letti particolarmente sì. Comodi. Sì. E letti ha. Esatto, esatto. Cioè, guarda che commenti cattivi. La gente è cattiva. Mazzoli, sei un Fonzi senza carisma. Una roba. Ma perché dirmi una roba del genere? Cosa fa male? Senza formaggio. No, ragazzi, Fonzi senza carisma è una roba orribile. Ma è una roba bruttissima. No, stacca le cuffie, Marco. È una roba orribile. Me ne vado. Me ne vado. No, no, chiamiamo questa persona. Perché ti ha detto una cosa orribile? Ma è una roba bruttissima. Sai che è l'insulto più brutto che abbia mai sentito? Fonzi senza carisma. Già Fonzi era uno sfigato senza carisma, poi è una roba. No, perché ti porta su dandoti del Fonzi, poi senza carisma. Senza carisma. È orribile. Pensa, immaginati essere Fonzi ma senza carisma. Comunque so che a Corsico c'è una DeLorean in un'officina smontata e secondo me si potrebbe fare un'operazione. Ma ragazzi, ma oh, uno scrive: Mazzoli, se faccio il botto te la regalo io. Guarda, Gio, io ti ringrazio, Gio da Chivasso, grazie. Io ormai sono disperato perché so che non potrò mai averla. E invece roba... là che ti sbagli, fratello. Adesso ti do una mano io a trovarne una a buon mercato. Ma buon però, è buon perché ho speso tanto per rifarla a casa. Sarà un cesso di merda da rimettere a posto. Vabbè, no? Ma non importa. Ma lo è comunque, una macchina di merda. È ignorante, bastardo, è una passione. È bellissimo. Comunque noi siamo così anche nel mondo surreale, ovvero quello dei robottoni. Giappone, anno 2021. A causa di un misterioso virus informatico, i mitici robot dei cartoni animati degli anni 80 vengono posseduti dalle stronzissime personalità di un gruppo di squinternati italiani che, invece di difendere il pianeta dagli innumerevoli pericoli che lo minacciano, preferiscono usare i superpoteri per scannarsi l'un l'altro. Loro sono... i robottoni. I robottoni. Ho, 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 ho. Buon Natale, bambini. Buon Natale. Ho, 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 ho. Mamma, c'è Babbo Natale. C'è Babbo Natale. Ti ho detto che non devi chiamarmi mamma mentre lavoro. Ma se signora. No, fai scappare i clienti. Ma ah, signora. Bello, solo per Natale 40 di bocca e 100 all'amore. Ecco, buon Natale! Buon Natale! Oh, 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 oh. Non ascoltatelo! Non ascoltate questo vecchio di merda! Fa anche lui parte della casta! Il Natale è tutto un complotto per farvi spendere i soldi. Svegliatevi, merde. Svegliatevi, capre. Mamma, c'è il robot complottanius che sta insultando Babbo Natale. Signora. Topolino sta facendo un pompino. Ma smettila, complottanius. Lascia che la gente si goda a Natale. Dopotutto è una delle poche occasioni per stare in famiglia. Dovevo immaginarlo, gig comunista d'acciaio. Difendi Babbo Natale solo perché è vestito di rosso e assomiglia a Karl Marx. Bravo, eh? Bravo, eh? Clap, 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 clap. Ecco,
Dedito errore? Tu pensi che siano tutti superficiali come te? Io non mi baso sulle apparenze e non dico la prima cosa che mi passa per la testa. Io rifletto prima di parlare. Ah sì? Allora rifletti su sta pizza che ti sto per tirare in faccia. Alessio, genovese, se proprio devi tirami una focaccia, non una pizza. Mandrogno. Beccati questo super iper green pass del cazzo che non serve a niente. Che armi sono? Parla di green a me che ho fatto il pesto tutta la vita. Allora? Che cazzo ne sai? Tiè, beccati sti pinoli, coglione. Stronzate sparate a caso da Sileri e Burioni fuori! Sono sei uno che le ballaglio dal pesto, non capisci un cazzo? Si trastulla con un cazzo missile alla fregna di Milanole, fra le stelle squirta e va. Allora, ma la smettiamo una volta per tutte? Anche a Natale vi menate? Questo dovrebbe essere il periodo dell'anno in cui siamo tutti più buoni. Ecco, ecco, è arrivato il generatore automatico di luoghi comuni. Vale. Complotanius, c'ha ragione Milforobo. Cosa mi sta a significare? Siamo buoni a Natale e poi ce lo mettiamo un culo a vicenda per tutto il resto dell'anno? Sai che forse hai ragione? Allora facciamo il contrario. Oggi vi spacco di mazzate a tutti e due. Ah, no. E poi per il resto dell'anno sarò buona. E provici. Ribollita bollente fuori. I toscani non hanno fatto ridere mai e non fanno ridere mai e non faranno ridere mai. Eccolo. Oh, Belì, sta arrivando, ciao Frusaglia Z. Ragazzi, non litigate, è Pasqua. A parte che è Natale, comunque come stai? Insomma, la scatola che uso come base segreta si è inumidita e rotta. Perché ci dorme dentro un barbone che si è pisciato addosso nel sonno. No, non è un barbone, è un nemico che è venuto da uno spazio lontano. No, è il Giappone. Sì. E io l'ho combattuto, l'ho fatto sparire dentro il lago magico. Basta, silenzio. Cianfrusaglia Z, adesso hai rotto i coglioni. Sei troppo lento e non ci aiuti mai nelle battaglie importanti. Che modo di fare è questo? Ho anch'io i miei diritti. Secondo me spingimi la schiena che ci mollo una testata. Ma metti in folle però, perché sennò aspetta, sei bloccato. Spingimi. Faccio una doppietta, sincronizziamoci, io scalo sulla seconda e tu mi spingi. Senti, facciamo più presto, se giro con la manovella davanti. Padelle d'acciaio per le castagne avanzate, fuori! Non hai fatto niente. Ti è soltanto caduto l'ennesimo pezzo di rottame che ti compone. Gangundam, aiuto Gangundam. No. Yeah. No. Gangundam no. Uè. Vedo che la situazione è piuttosto tesa. Vediamo se sì. Riesco a scioglierla con delle battute. Allora, ecco, lo sapete cosa ho trovato sotto l'albero di Natale quest'anno? No, no. Le radici. Non fai ridere, Gag Gundam. Ah, allora ci riprovo. Lo sapete cosa fa un pescivendolo a Natale? No, no. Il presepp.
pie. No. Ma veramente l'hai fatta stasera? Eh sì. India non fa ridere, che bunda. Ah, e lo sapete che io sono un famoso ladro d'auto? Vero? Sì, sono un famoso ladro d'auto. Mi chiamano Epifania perché tutte le feste me le porto via. No, anche di cioccolate. Disattivatemi, prego. Non lo conosco, non ho a che fare con lui. Autodistruzione attivata. 10, no. 9, 8, 7, 6, 5, no. 4, 3, 2, 1. Effetti. Complotanius si è fatto detonare. Ammazzami pure a me, ti prego. Ficcami una spada di fuoco nel cuore. Dov'è quella bastata con le... Tu sei già in frusaglia. Non mi abbracciare. Vi prego, aiutatemi. Lancio un panino al lampredotto. Ti prego, sì, che soffro di colite spaziale. Così muoio. Che avventura è stata? Lampredotto. Ma che armi ha Milforobò poi? Ma mi scusi. È una cuoca, lei cucina. Scusi, dottoressa. Milforobò, mi scusi. Sparino al lampredotto. Cosa ti è successo, Puccione? È un'oretta che ti vedo distratta. Sei... No, è presa male perché in una scena deve fare una finta fellazia. Per quello sei rimasto male. Non si è capito neanche. Ma non eri tu. Guarda come l'abbiamo. Cosa c'è? Il gioco di ma è silenzio, una scenetta, ragazzi. Hai recitato, sei un'attrice. No, no, sono una giornalista, è differente. Allora io Anche ascolta, dopo, virologo. Dopo la canzone dei tre virologi, scusa, tutto ci sta oggi. Dai, che cazzo. Però, posso dire una cosa su quella canzone che hai distrutto? Prego. In modo. Cioè, quella canzone lì, comunque, ridicola, avete ragione, tutto quello. Però era fatta in un'ottica di bambini. No, siccome si fa, no, è vero, sempre virologi sono, però siccome questo è il momento in cui i bambini dai 5 ai 12 anni hanno aperto le vaccinazioni, però non l'hanno fatto in buona fede, sicuramente non è venuto bene il risultato, no, e non ci hanno fatto una bella figura. No, anche perché sembra quasi che ci trattino un po' tutti come dei bambini. No, però ecco, questo è questo invece l'aspetto che meno mi piace, proprio questo, che non c'è più quella voglia di, cioè uno fa una cosa e subito viene strumentalizzata, accusato, additato, inquisito. A me non, questo è un po'. Stai parlando di me? Io voto per espellere la Puccioni. Anch'io. E così per magia, ragazzi, sono diventato motoretta man anch'io. Hai visto che roba? È bastata una foto, uno scambio. Che schifo che facciamo, mamma allora, mia. Allora, schifo. Ma io ho già messo l'annuncio sulle mie storie Instagram. Schifo, cerchiamo Honda NSR scarenata blu e nera con i cerchi arancioni. Sì, la Reggio Motorbike metteremo proprio a nuovo. Ma sto Reggio Motorbike che azienda ha? Perché ne ha 7000 di moto adesso tue da riparare. Sì, ne ha 4, 5. No, e quello è Gabriele che nel tempo libero si è dedicato a sta roba. Capito. Vabbè, comunque ne restaureremo una ad hoc che ti spederemo negli Stati Uniti. Stavo leggendo un po'. Puccioni, non sei uscita benissimo. Non ne sei uscita benissimo, te lo devo dire, Puccions. Però, non però interessa uno uscirne bene o ma male. Infatti, eh? Però aspetta, te ne leggo uno molto bello invece. Molto bello perché è comunque di parte. Dice: Puccioni, miglior acquisto femminile negli ultimi anni. Non per il ruolo di giornalista, ma per la persona che è. Soprattutto perché è l'opposto di voi ed è bello vedere come interagite. È bello, beh, questo è un bel messaggio. Gli altri ti dicono di andare a fare in culo te, sì, il comunismo. Che qualcuno summa cum laude però, quindi va bene. Cioè, cazzo c'entra cum laude, cioè mica si fa storia della Cina adesso. Posso dire una cosa, sei una Fonzi senza carisma. No, quello sono io. Tutti e due. Uno ha detto che sono lo Sfonzi, cioè praticamente sono Fonzi ma senza i poteri di Fonzi, capito? Non è come Fonzi senza carisma. Va cioè, che ragazzi, io anni terribile. Fa ero un bocconcino incredibile. Cioè, sì, io dalla vita in su sì. Andavo in discoteca quando lavoravamo tutte le sere praticamente, anni fa ero un bocconcino. Poi che io me la giocassi malissimo con tutte le fighe a disposizione, quello è un altro paio di maniche. Però io mi sedevo con delle fighe pazzesche, gli mostravo le foto del gatto e loro annoiavano.
arrivate, dopo tre minuti si alzavano, se ne andavano depresse. Il problema è quando andavamo al mare, perché lui entrava in acqua e le ragazze dicevano: ma cazzo, ma quanto è profonda lì? Invece no. Sembrava, sai, anche l'Adriatico sembrava subito profondo. Marco, vorrei sottolineare il fatto che ti stia prendendo in giro, ma cioè ridendoti dietro. Sì, 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 sì. Ma guarda, bella, però, sai cos'è? Che quando sei sicuro di te stesso, so, cioè non è, ma qualsiasi è per cosa quello che lui ci patisce, non ti scalfisce, capisci? Invece cioè, lui ci muore. Io vedere Mister Panzone qua adesso, che è diventato Mister Panzone del gruppo, il ciccione di merda, tutto ubriaco, brutto, grasso, bello, robe. Ragazzi, come sto bene. Cioè, senza passione, un uomo triste. Cioè, lui sarà un vecchio triste. Tu sarai uno di quelli che guarderai i lavori così. Che figa, io faccio già, volta, lo faccio su Instagram. Facevo la radio e qualcuno ti riconoscerà, qualche ragazzo giovane che sta lavorando. Ah, tu sei il comunista di merda, ma vattene a fangulo, coglione. Questo me lo fanno già adesso. Il Moncicci, lui era il Moncicci. Ma allora è quando si ingrassa che cominciano a metterti le sigle alla radio? No, a me succedeva anche da magro. Ho capito come funziona. Però, in difesa di Fabio, perché oggi voglio essere buono con tutti. Bravo, devo Natale. Dire. L'altro giorno, quando sono andato a fare la mia pulizia delle spiagge, così a un certo punto mi hanno detto: dai, vieni, fai un po' il DJ, suona. Era una vita che non suonavo, poi io sono abituato ai vinili, non le chiavette USB, che tra l'altro è molto più comodo perché è molto più facile mettere a tempo le canzoni. Allora ero lì, a parte che mi sentivo veramente uno con uno storpietto, con un po' di mangalaggine. Ma si vedeva nei video. Perché non riuscivo proprio a ballare a tempo, no? E poi mia moglie mi faceva la pancia. E cosa? La pancia, tira dentro la pancia che faccio le foto. La pancia. Che cazzo, in effetti c'ho la bozza. Proprio. Brutto. Ma non devi usare più la S, Marco. Devi andare sulla L, cioè maglie un po' più larghe. Per 5 minuti sei stato fratello di Motoretto. Ma quando chiuderemo quel microfono, tu tornerai ad essere fratello di pancia. Non la vedo. È coperta dal logo dello zoo. Mamma mia. Aspetta, vai, sali. Non riesco. Guarda che schifo. Mamma mia Fabio, tu sembri incinta però. C'hai pure la lanetta dentro l'ombelico. Guarda. No, che schifo, dai, hai lanciato la lana dell'ombelico. Guarda, dai, togli quell'aria da dentro, no, dai. Falla vedere. Lasciala andare, Marco. Ce l'ho. Let it go. Attenzione, Marco c'ha anche la riga qua, No, io la riga non ce l'ho, la riga da puzzone no, ragazzi. No, coglione, la riga. La riga dell'addominale, scemo. La riga da marcione non ce l'ho io, ragazzi. Allora, io c'ho la riga d'addominale, però soffocato dal grasso, capito? Io c'ho l'addominale così che... Noi siamo i fratelli Pancera, ricordatelo. No, io non voglio essere tuo fratello. Io sono Fabio, fratello di Paolo Noi. Fabio, sta scadendo il tempo. C'è rimasto un posto con noi, vuoi venire? Voi siete la squadra dei quasi normali? Non sei neanche nella squadra dei grassi. È brutto. Posso dire una cosa positiva di tutto questo periodo dove si è messo in discussione tutto, gente che litigava, odio, robe varie, LGBT che ovviamente chiedevano giustamente i propri diritti e quelli fluidi e mica fluidi. Però devo dire una roba mi è piaciuta, perché voi sapete che c'è una cosa bella del vivere negli Stati Uniti, che la gente non ti giudica per quello che sei, no? Cioè tu puoi andare a fare la spesa con i bigodini in testa in pigiama e nessuno ti si incula. Cioè proprio non abbiamo sta fobia che per esempio a Milano, sai che tu arrivi a fare l'aperitivo, se non c'è la scarpa giusta, il pantalone giusto, ti guardano male. Qua se ne sbattono il cazzo. E sta diventando una roba un po' internazionale, no? È diventato un po' una cosa normale. Questa ragazza, per esempio, 36 anni, spiega su TikTok di avere problemi ormonali e quindi di doversi togliere i peli dalla faccia tutti i giorni. Si è rotta il cazzo e si è fatta crescere la barba. Si è fatta anche la treccia alla barba. E lei adesso la sfoggia con orgoglio. Ed è giusto. Cioè, perché mostro. Dobbiamo prendere. Ma mostro, no. È una bella ragazza. Guarda, ma che bello. Scorso la natura. Guarda. Certo. Cioè, siamo diventati più tolleranti. Mica la barba. C'ha la barba. Questa qua è la barba. Mostro. Beh, ci sono donne con la barba e uomini con la voce da soprano. No. Mi sono innamorato. Ma prendilo in giro per altre robe. Ma la voce non è colpa sua. Ma che lo sto prendendo in giro? No, io ho il corpo vorrei avere il corpo della De Filippi. Prendersi in giro deve passare di moda. Cioè Paolo per esempio è deforme in faccia. Però io lo amo così, è bello così. Non lo prendo in giro perché c'ha il faccione, capito? Le sopracciglia non le lasciamo. Sei dimagrito, ma è rimasto il faccione. Sono rimasto una merda. È rimasto faccione. Allora colleghiamoci con uno che ha un difetto
fisico, ecco. Cioè ha un difetto alla bianchi. Voce e capelli, sì. Ci colleghiamo con Fuori dal culo perché anche oggi si parla di fatti incredibili. Prego, Pippo. Vai. Sì, Vax! Ma porca troia, Donato! Ma ti rendi conto? Donato. Ti rendi conto? Sono 2 anni che diamo voce ai peggiori incoglioniti pescati dalle discariche dell'ignoranza. Portuali, assenteisti, astrologi e stregoni che avremmo fatto inorridire perfino Vanna Marchi, cazzo! Tutto per rompere i coglioni al governo, per fare lo 0,1% di audience in più diffondendo calunnie sui vaccini, citando dati a casaccio per far credere che ci fosse un complotto globale. E invece, porca troia, esplodo di rabbia. Invece bastava aspettare, Donato. Porco... Bastava dare un cazzo di canta tu a 3 topi di laboratorio che non avevano mai visto un like su Facebook e Big Pharma si inculava da sola, cazzo. Facciamola sentire, ti prego, perché è così che finisce una civiltà, cazzo. Capisci gli step? Guarda l'evoluzione. Michelangelo, Leonardo, Galileo, fermi! Bassetti! Mandala, Donato, mandala che esplodo! Sì, vacciniamoci! Eravamo l'impero romano, puttana la miseria! Adesso siamo il villaggio dei puffi! Con i dottori che cantano! E di chi è la colpa, eh? Delle lobby gay, di Casa Pound, del ciombo, quello che cantava Pappicciulo, lo ricordate, eh? No. Chi lo sa? Ho bisogno di inalare del solvente per unghie di nascosto, Donato! Mando un RVM! Bingo bongo, quando la tombola offende i clandestini. No. Proprio così, anche quest'anno, i politici strapagati di Bruxelles, tradizionalmente nemici del Natale e del bene, no, hanno deciso di uccidere un'altra delle nostre tradizioni. Nella seduta di ieri, infatti, è stato approvato all'unanimità un nuovo decalogo sulla tombola politicamente corretta, che punta ancora una volta a limitare la sovranità del nostro paese e a diffondere teorie gender. Tra i divieti approvati, quello di esclamare ambo dopo il primo numero uscito e di commentare il 77 con le gambe delle donne e il 16 con il culo. Troppo ghettizzante, secondo i burocrati, che in questo modo riducono al silenzio oltre 1 milione di vecchi che aspetta solo quella boutade natalizia per scuotersi dall'Alzheimer. E intanto in Olanda c'hanno l'erba libera e le troie in vetrina, ma vanno in lockdown lo stesso. Pazzesco! Vogliono vietarci tutto! Oh, ma negli Stati Uniti puoi comprare un fucile all'autogrill senza documenti? Figa, qua ti chiedono lascia passare per andare al cinema a vedere Spider-Man. Ma è pazzesco, ragazzi! Ma è dittatura comunista! Faremo la fine di Cuba, ma senza fica! Bam e con la nebbia! Come dicevano i sovietici, quando non trovavano lo strapon, ce l'abbiamo nel gulag! Altro RVM, Donato, vai! C'è chi dice no, ma voleva dire sì. Eh già, perché ok il catcalling, ok la pacca sul culo, ok il me too, ma il marito ogni tanto bisogna che ci dà il culo. È questa la sentenza inoppugnabile di un giudice di Avellino che ma ha condannato una moglie a restituire al marito un anello di diamanti con il quale l'uomo avrebbe tentato di farsi concedere il foro anale. La donna, infatti, nonostante l'assodata tradizione presente perfino nella Bibbia, una volta ricevuto il prezioso brillocco, ha accampato per mesi scuse inverosimili per respingere le avance del marito, come cefalee notturne, dolori cervicali e perfino finte emorroidi in silicone applicate con un collante nell'ano. Ma per una volta, la giustizia italiana, invece di condannare alla sedia elettrica chi non vuole farsi il cacchino, ha preso una giusta decisione e ha condannato la signora a restituire il mal tolto o ad onorare il proprio contratto. E niente, il parroco ha dovuto suonare le campane per coprire le grida. Ed è subito Natale. Bello!
finalmente un lieto fine, una notizia che ci restituisce un po' di serenità e un po' di speranza per l'arrivo del 2022. Ma tanto qualcuno troverà il modo di rovinarcelo, lo sapete? E chi sarà? Kamala Harris, i servizi segreti deviati, Burioni per Izoma che canta la cucaraccia, chi lo sa. Sappiamo solo che in un mondo senza disgrazie noi giornalisti saremo disoccupati. Quindi evviva il male, evviva Satana e buona variante a tutti! Sì, io vi aspetto qua, sempre su Rete 4, il canale che accompagna i vecchi verso la morte con le trasmissioni su Marcella Bella e i video di una roba di 3 anni fa spacciata per un'altra successa ieri. Ciao, al prossimo anno, ciao, vi amo, ciao! Meraviglioso, come natalizio. Ci mancherà perché torna a febbraio, marzo mi sembra l'anno. Sì, primi di febbraio. Non la sa sta variante arriva. Vabbè, noi ci sentiamo, non si sa, nel senso che ci sentiamo fino a venerdì ci siamo. Magari a gennaio non ci siamo più. Chi lo sa, Donato? Tanta gente rompe i coglioni, dice che non devo essere qua a fare il mio programma che ho inventato io. E magari me ne vado a gennaio. Chi lo sa? Tanto sono diventato ricco. Potete succhiarmi tutto il cazzo adesso. Completamente. Ciao a tutti. Andate a fare in culo anche Donato. Ciao. Bello.